Ciao a tutti ragazzi, qua con il video oggi volevo farvi un video dove vi raccontavo un po' come io ho perso tanti chili, perché sotto il video dove facevo vedere il Fit Tea, alcune persone insomma mi hanno fatto questa richiesta appunto di raccontare come io ho perso i chili insomma che ho perso. Per chi mi segue dall'inizio, da quando ho aperto il canale, si sarà accorto che comunque ho perso un po' di chili. Non è successo in modo velocissimo, ma in circa un paio di anni, 2 o 3 anni. Infatti all'inizio del canale, se andate a vedere i miei video vecchi, vedete insomma come ero prima. Vi racconto un po' come ho perso questi chili. La cosa da precisare all'inizio è che io prima di insomma 4-5 anni fa ho sempre avuto, io sono sempre, diciamo, partiamo dal presupposto che sono sempre stata un po' sovrappeso. Da sempre, da quando io mi ricordo, e questo è dovuto al fatto che avevo comunque una vita molto sedentaria, non, anche quando andavo a scuola, comunque andavo a scuola, poi tornavo a casa, mi mettevo sul divano o al computer e quindi non facevo movimento, non facevo niente. Da circa 3 anni, appunto, ho cominciato ad andare a fare volontariato al canile e facevamo le passeggiate con i cani, ovviamente. E facciamo circa un'oretta e mezzo di passeggiata al giorno, più o meno al giorno. E bastò questo qui al mio corpo per perdere tutti quanti i chili in eccesso. Poi ho cominciato il lavoro di dog sitting, di dog sitter, perché appunto non sempre c'era dog sitter. E ovviamente, soprattutto l'estate, ho un cane dopo l'altro, quindi ogni ora ho un cane diverso e ogni ora appunto devo camminare con i cani. Per questo che anche questo mi ha aiutato molto. Quindi ho perso chili non facendo niente, nel senso che avendo semplicemente una vita più o meno sedentaria, stando meno seduta, meno camminando di più, facendo poi sport. Ovviamente ho iniziato anche Zumba e uno sport così, allenamento funzionale, quella roba lì, step così. E per quanto riguarda invece la dieta, io assolutamente non ho mai fatto dieta, proprio io mangio tutto. Mangio anche di più di quello che mangiavo prima perché bruciando più grassi io posso mangiare anche di più. Quindi non ho assolutamente fatto nessuna dieta, ma semplicemente ho avuto una vita più sana e più giusta, più equilibrata, e mangiando tutto senza privarmi mai di niente. Ovviamente se io mi fermo per un mese così già qualche chilo torna, quindi questo semplicemente è quello che ho fatto per perdere insomma peso. Non vi ho detto forse da quanto partivo e a quanto sono arrivata ora. Io partivo da circa 78-79, quindi diciamo un'ottantina di chili, e sono arrivata a 60. Un'estate, l'estate scorsa, che proprio ho lavorato tantissimo, sono arrivata a 59, però diciamo che rimango sui 60, 61, 62 se faccio meno attività, insomma l'inverno comunque faccio meno camminate eccetera, arrivo magari anche a 62, 63, ma comunque rimango sempre in questi chili qui. E questo qui era semplicemente la mia esperienza per quanto riguarda la perdita di peso senza dieta. Diciamo che sono stata fortunata perché comunque io a me piace mangiare e non riesco proprio a privarmi di niente. Sarebbe stata davvero una sofferenza dover fare la dieta, proprio non ci sarei mai riuscita. Quindi sono molto felice che pensandoci, io non ho pensato adesso devo dimagrire, è venuto tutto così da solo, così all'improvviso ho calato di peso, la gente dice ma sei dimagrita, e quindi è successo così, insomma, naturalmente, come io non me ne sono neanche accorta, appunto perché mangiando e facendo quello che mi piaceva di più, appunto stare con i cani, e quindi quello che insomma dovevo fare il lavoro, è successo tutto così naturalmente. E ovviamente sono felicissima. E questo è tutto, mi sembra di non essermi dimenticata niente. Come vi dicevo, era una cosa molto breve. Se mi viene in mente qualcosa, magari ve lo metto durante il video scritto o qui sotto nell'info box. Se avete anche voi esperienze di questo tipo, per quanto riguarda la dieta, perdita di peso, eccetera, scrivetemi sotto nei commenti. Vi mando un grosso bacio al prossimo video. Ciao!